Presidente Pase, allora, presentando la risoluzione sui cambiamenti climatici, le ha detto una risoluzione condivisa da varie parti e che si pone degli obiettivi anche superiori, per esempio, a dei parametri internazionali come quelli dell'accordo di Parigi. Ci spiega. Esattamente, l'accordo di Parigi prevedeva degli obiettivi per il raggiungimento. La Regione Lombardia si pone e supera questi obiettivi. Quindi abbiamo già raggiunto quelli che sono gli obiettivi, che è la riduzione 20-20-20, che erano gli obiettivi che si era data per il 2020, e per il 2030 noi superiamo quelle che sono le richieste, quindi di abbattimento di anidride carbonica, di abbattimento di utilizzo di quindi con l'aumento delle fonti rinnovabili e anche con la riduzione dell'energia necessaria a scaldare e utilizzare, insomma. Ecco, l'ha detto, una materia molto complessa, quindi ci si è posti degli obiettivi però precisi, li ha un po' elencati, ed è stato istituito anche un tavolo apposito per questo. Ci spiega come funzionerà e da chi è composto? Allora, il tavolo è composto da quello che sono le istituzioni, quindi dalle istituzioni territoriali, quindi dai comuni, dalla regione, dagli assessori, da quelle che sono le associazioni, dalle università e soprattutto, che è la cosa più importante, dalle associazioni di categoria dei produttori, degli imprenditori, perché secondo me la Regione Lombardia non può fare un ragionamento completo senza coinvolgere le attività produttive. Ecco, abbiamo sentito che l'assessore in aula ha già indicato anche le linee regionali messe in atto, si deve puntare però molto sulla resilienza e quindi per l'adattamento climatico. Come si può fare? Beh, credo che sia doveroso. Sulla mitigazione anche sono queste. La mitigazione è quello che sono gli interventi che noi possiamo mettere in atto, però la Regione Lombardia non è un'osi autonoma, vive all'interno di un sistema paese, un sistema mondo, e quindi per forza di cose deve avere anche un accesso, una politica di resilienza, quindi di resistere a quelli che sono i cambiamenti climatici, che inevitabilmente comunque subisce al di là delle proprie politiche interne. Ecco, un aiuto anche molto al sistema produttivo e un incentivo all'educazione ambientale nelle scuole, ma non solo, anche nelle aziende. Questo è un altro punto importante. Sì, allora l'aspetto culturale e formativo sono fondamentali, come in tutti gli aspetti ambientali. Quando si parla di ambiente necessariamente dobbiamo intervenire sull'aspetto culturale e sull'aspetto anche formativo, quindi questo sicuramente è importante. Il coinvolgere, come ho detto prima, le aziende diventa per forza strategico, cioè pensare che non ci sia uno sviluppo senza coinvolgere, cioè pensare che Lombardia possa crescere, svilupparsi con una green economy senza coinvolgere le aziende sarebbe un errore. Senta, quindi per concludere, dopo la giornata di oggi, qual è il primo appuntamento per proseguire su questo impegno per l'ambiente? Beh, noi sicuramente dobbiamo portare avanti quelli che sono i piani, entro il 2020 realizzare il piano che prevede la Regione Lombardia proprio nei cambiamenti climatici, quindi intervenire in quella fase. Spero che il prima possibile venga convocato il tavolo, appunto, come dicevo prima, per confrontarsi e ascoltare tutte le istanze del territorio e che mettano in sinergia, perché ognuno, oltre ad essere portatore di alcune sensibilità, poi deve essere portatore di queste sensibilità di quello che esce dal tavolo al di fuori del tavolo, quindi ognuno nel proprio settore deve portare avanti la linea condivisa.